Buongiorno a tutti. Probabilmente dobbiamo ricominciare a fare informazione e formazione per dire attenzione, quello che noi pensavamo che fosse dato per scontato, probabilmente scontato non è più. Ci dica, ma questa pensione complementare, al quale hanno aderito finora 5 milioni di persone, serve o non serve? Io credo che ci siano tre questioni. Sono che la previdenza complementare sia un diritto di tutti. Secondo, che i fondi pensione colgano la problematica della solidarietà interna. E infine, la terza cosa è che il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori sia un rapporto su questo tema leale. La previdenza complementare è una necessità, non è una facoltà. E se allora è una necessità, dobbiamo forse prendere atto, bisognerebbe cominciare a pronunciare la parolina magica obbligatorietà. Dobbiamo ripensare anche a come rilanciare il tema della contrattazione per la previdenza complementare, perché noi abbiamo costruito un modello di previdenza complementare basato sulla contrattazione nazionale. E beh, il mondo è cambiato anche da sotto questo profilo, Sanità e previdenza sono oggi certamente alcune delle leve più importanti per il rilancio del sistema economico del nostro paese. In questi ultimi anni stiamo investendo moltissimo per quello che riguarda le politiche formative. Il programma di infoformazione di itinerario previdenziale. Coniugare un aspetto prettamente accademico di formazione con un aspetto operativo. Vorremmo che fosse per i nostri studenti un momento di approccio positivo e di qualificazione tale da presentarsi ad un mercato potenzialmente ricettivo con tutti gli strumenti. Dover seguire il cambiamento che è già avvenuto, ma soprattutto andare a delineare, a comprendere quelle che possono essere le linee evolutive, è sicuramente uno degli obiettivi di questo corso.